Ho deciso di scrivere questa storia perché sono sempre di più, anche attorno a me, i ragazzi che decidono di ritirarsi dal mondo e chiudersi in casa. Sono giovani, brillanti, hanno davanti a loro il futuro, ma non vogliono coglierlo e hanno paura di qualcosa e mi sono domandata cos'è questo qualcosa. Ho deciso di girare questo corto prima di tutto perché fin dal primo momento in cui sono venuto a conoscenza di questo tema mi ha appassionato a tal punto di dire beh, qui bisogna farlo venire allo scoperto, bisogna parlarne. Gli hikikomori sono il fenomeno di questo momento. È brutto parlarne appunto come un fenomeno giornalistico e quindi ho pensato che soltanto raccontando una storia, per quanto inventata, non realistica, di uno di loro, avremmo potuto provare i suoi sentimenti, e calarci nei suoi panni e anche in quelli della famiglia che vive accanto a lui e spesso non lo capisce o fa fatica a capirlo. Dirigere giovane attore è stato motivante, poi la vicinanza d'età ci ha consentito di trovare insieme soluzioni, escamotage, piccole cose che potessero essere adatte per i personaggi da interpretare. Vai, 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 vai. Contrariamente alla musica che scrivo per i film, questa nasce da un'idea molto più semplice, com'è la vita un po' del protagonista, giovane ma che comunque vive una condizione di difficoltà che purtroppo oggi in Italia è in crescita. La musica è semplice perché? Perché nasce da poche note. L'idea di coniugarle a un tema melodico semplice e di applicarle anche su un altro tema un pochino più sperimentale è un po' il filo conduttore di questa colonna sonora. Vedere che una storia scritta prende forma in immagini, in suoni, in colori, in luci è stato straordinario. In questo caso è riuscito questo film a tenere insieme la realtà, il realismo della storia con la poesia delle immagini e quindi un risultato eccezionale secondo me. Sostenete il nostro crowdfunding, è molto importante per noi arrivare in tutta Italia, nelle scuole, nelle famiglie e parlare di questo argomento, di questa storia. Grazie per il vostro aiuto. Vi invito a sostenerci attraverso il nostro crowdfunding che abbiamo attivato proprio per essere, come noi, un sostegno per tante famiglie, tanti ragazzi che vivono questa situazione di difficoltà, grave difficoltà. Vi invito a sostenere solo insieme perché il tema degli hikikomori ha bisogno di essere portato a galla. Per cui basta poco per fare di questo cortometraggio una vera e propria opera filmica. Ok? Siamo pronti? Azione!